Siamo a Bracciano, abbiamo assistito ad un piacevolissimo incontro con Milena Vukotic e proiettiamo Fantozzi contro tutti. A fronte di una offerta audiovisiva domestica che si è moltiplicata, che è enorme, eccetera, ci devono essere dei buoni motivi per cui uno si alza dal divano di casa, prende la macchina, trova un parcheggio e va al cinema. E quindi siamo resi conto che non basta più proiettare un film, ma che bisogna arricchire la proiezione con qualcos'altro, che possono essere appunto degli incontri dal vivo con i protagonisti del film, che possono essere degli interventi di studiosi, di persone che parlano dell'argomento del film che abbiamo scelto. Si può arricchire la proiezione con delle piccoli concerti se ci sono dei film che hanno per esempio una particolare importanza nella colonna sonora. Ecco, l'idea di questa rassegna nasce appunto da questo: trasformare una proiezione in un evento, in un piccolo evento. Questo dovrebbe succedere un po' tutti i giorni, direi paradossalmente. Gli esercenti si dovrebbero fare carico di inventarsi delle cose e io credo che questo sia il modo migliore per far superare le diffidenze, le paure, i timori che ancora ci sono nei confronti della sala cinematografica, anche se la sala cinematografica forse è il luogo più sicuro in assoluto. In tutta la sua carriera ha avuto più soddisfazione con il cinema o con il teatro? Ma sono due mondi completamente diversi. Direi che il cinema forse ha preso un grande spazio anche perché è quello che mi ha ispirato al cinema è stato Fellini e di conseguenza sono andata avanti sempre con questo sogno di svilupparlo sempre di più. Il teatro invece forse in questo periodo mi prende maggiormente perché ho appena finito di fare un monologo da sola in un teatrino di Roma, Off-Off, di Via Giulia, ed è un monologo su una scienziata del Settecento, dunque una donna molto libera, molto una femminista ante litteram, e siccome lo facevo da sola è stata una cosa che mi ha dato molta gioia. Con la regia però di Maurizio Nichetti, e lì ritroviamo il cinema. E adesso sto per cominciare le prove in teatro, di A Spasso con Daisy, e anche lì c'è in qualche modo il cinema che ritorna sulla mia strada. Quella di Fantozzi e la signora Pina è stata una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Oggi, dopo tanti, tanti anni, chi sono secondo lei i perdenti di quest'epoca, le coppie con poca felicità e con tante difficoltà del quotidiano? Ma credo che non sia cambiato niente. Sì, lì era messo in rilievo la vita di questa coppia, di questa donna vittima di un clown, perché, ma credo che questo sia comunque sono dei personaggi universali.